Ve l'avevo detto che avremmo sentito anche Craig David, visto che abbiamo sentito prima Full Dodger e c'era una collaborazione. E adesso vi presento i nostri prossimi ospiti. Allora, è venuto a trovarci Furia, un artista che ci ha portato Cantastorie. Ecco, inquadriamo il disco perché ci guardo da Intelligo TV e sulla web TV in streaming, e ci ha fatto una grandissima sorpresa. Furia, intanto buongiorno e bentornata. Buongiorno a tutti. Ci hai portato un grande regalo, il paroliere, autore televisivo Luigi Albertelli. Benvenuto, maestro. Grazie, ragazzi. Come hai chiesto, io ti do del tu, ma ti chiamo maestro perché, cioè, io non so neanche da che parte cominciare a presentare il maestro, perché è veramente la storia della musica italiana, cioè parte proprio dalla storia di Sanremo, di Canzonissima. Raccontaci tu, maestro, quando nasci, autore di canzoni come Zingara, che sono stati dei grandissimi successi, ma anche io adoravo da piccina quella di Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Ma per la carità. Allora, innanzitutto dovete essere contenti, perché non sono un ectoplasma, ma sono una creatura di 83 anni. Che ha regalato tantissime cose a questo paese. Ho regalato paese. E mi sono regalato, veramente. Cioè, sono molto contento di aver scelto questa professione, che mi sta dando ancora adesso enormi soddisfazioni. È la più grande, quella che ho alla mia sinistra. E siamo contenti, adesso poi chiacchieriamo anche con Furia, autore anche di Why di Randy Crawford, quindi... Oh yes! Mamma mia. E poi non solo, stiamo parlando anche di sigle che, con le quali noi siamo cresciuti: Furia, Dallas, Dolce Lessi, George Mildred, Goldrake, Capitan Arlo, Canna dei Capelli Rossi, Remy, il Daytan 3, la Pemaya Va e lo Spank. Cioè, no, io non lo so, ma Ufo Robo, no, ti prego. Come no? Cioè, ma Dallas anche. Sì, ma Dallas. Ma soprattutto... abbiamo con un mito. No, il mito è vivo. Già un mito. Chiamami leggenda, sono più contento. Leggenda, vabbè. Senti, no, Furia, oh. Furia. Furia l'ho detto. No, mi è scappato. Allora, no, l'ho detto. Scusami tanto. Allora. Cioè, ci stiamo dimenticando di qualcosa? Sicuramente sì, grandi personaggi per i quali hai scritto, e adesso ci teniamo tanto a parlare delle... No, hai detto tutto, ma tranne la cosa alla quale io tengo di più. Dilla io sono stato nazionale di atletica leggera. Certo, la parte di sport, la parte, e si vede perché è informissima. La parte sportiva, che è molto importante. Però il fisico poi. Cioè, caspita, la domanda più semplice ringrazia. È che cosa non ha fatto quest'uomo? Perché ha fatto anche pubblicità, quindi è pittore. Tutto. Io non, cioè, a questo punto non c'è noi più. Noi ci sentiamo così. Sì, infatti. Però... Insomma, io mi auguro di arrivare minimo a 100 anni per poter riuscire a fare forse qualcosa che mi manca, perché in effetti nel campo dello spettacolo ho fatto quasi tutto. Ma manca il cinema. Il cinema non posso farlo, è la settima arte, l'amo troppo, lo stimo troppo per poter misurarlo. La televisione è una sottospecie di musica. Beh, allora però... sì. Cioè, comunque, ai tempi di Canzonissima mi viene la pelle d'oca solo a pensarci. Erano bellissimi momenti anche per questi paesi, per questo paese, non solo dal punto di vista della musica, no? Forse c'è tanta nostalgia. Ecco, sento un purtroppo. Purtroppo. Allora, adesso parliamo di Furia. Brava. Su questo paese, insomma, stendiamo un po' un velo pietoso. Il Furia che non è il cavallo. Furia che non è il cavallo, ma per un nome d'arte che ti ha ispirato. No, allora, praticamente il mio cognome, vero? Vero? Sì, vero, sì, vero. Nata, battezzata e Però vedi che c'era qualcosa nella Allora, tua vita. Io 2 anni fa sono venuta qui e mi ricordo sì, certo, di essere stata certo, intervistata da te per promuovere questa rassegna in musica dove io, ritratti in musica, dove io interpretavo Patti Pravo i pezzi, e ho conosciuto questo popò di personaggio proprio durante il sound check dello spettacolo. È entrato e un mio collega da dietro mi ha incominciato a elencare tutti i suoi successi. E poi mi sono soffermata su Furia, quindi mi sono fiondata verso il maestro e l'ho mandata a quel paese. Capito. Perché mi ha rovinato la vita a me, ai miei fratelli e alla mia famiglia, perché ce l'hanno cantata tutti, anche gli sconosciuti, anche gli insegnanti, le maestre. Tu pensa alla vita poi. Cioè, il destino. Insomma, è stato più un rincontro, uno scontro, chiaramente. E poi com'è nata la collaborazione artistica? È nata perché lei cantava bene. No, ho interpretato un pezzo che il maestro ha scritto per Mina, Wappa,
e la mia interpretazione gli è piaciuta, e una sera mi ferma e mi fa: ma se ti faccio da produttore? E io ho detto: ma sei sicuro? Sì, va bene. Ti sei girata? No, sei bravissima, dai. Va bene, se lo dici tu, va, andiamo. E siamo partiti. Vogliamo ascoltare qualcosa adesso? Tipo Tu sei mio? Allora, Tu sei mio è il primo pezzo. Mm-hmm. E se vuoi ti racconto come è nata. Certo, certo. Allora, siccome noi due siamo due persone molto tranquille, io dal cognome e lui soprattutto da tutte le cose che ha fatto, siamo due angioletti. Tu sei mio è nata al tavolino di un bar. Mentre discutevamo, parlavamo animatamente. Ancora per la faccenda che ti no, avevo rovinato? No, quello ormai era passata. No, l'anno scorso tutti questi femminicidi, certo. Quindi siamo partiti con il discorso uomo-donna, possessione, possessività. E da una mia frase, perché se io ho un uomo, lui è mio, solo dico io. Allora da lì il maestro ha detto: bene, adesso me lo scrivi. Come tu non lo scrivi? Mia. E mi ha insegnato a scrivere. È bellissima mi questa ha fatto, cosa. Mi ti ha fatto proprio da maestro. Scuola albertelliana. E allora noi ascoltiamo subito Furia, Tu sei mio, in onda oggi con Mattino Lombardia, insieme al grande paroliere autore Luigi Albertelli, il maestro Luigi Albertelli. Furia, Tu sei mio, l'album è Cantastorie, eccolo qua. E Furia chiaramente è con noi stamattina, presenteremo un altro pezzo, Freelance, e con noi anche il maestro Luigi Albertelli. Ci ha fatto morire da ridere l'aneddoto, insomma, tu ti chiami di cognome Furia e quando hai incontrato l'autore di Furia, Cavallo dell'Oest, è andato a dire: lei mi ha rovinato la vita. Esatto. Perché è immediato il sì, link. Potevo incontrare chiunque. E sono 40 anni, maestro, quest'anno? Sono 40 anni. Furia a 40 anni. Lei no, ma Furia a cavallo dell'Oest. Il cavallo, sì. In quanto tempo l'ha scritta? 5 minuti. Come è arrivata nella testa? È perché quando non si sa nulla di una cosa che devi fare, inventi, semplicemente, proprio. Io sapevo che era un cavallo nero e basta. Allora mi sono inventato che beve il caffè per mantenere caffè, il suo per pelo più nero che c'è. La cassetta dei Fratelli De Angelis mi è arrivata a sabato verso l'una. Io ho consegnato il test a mezzanotte, 5:00. È stata registrata domenica e lunedì era in onda. Questa è la vita. Pazzesco. Poi ci sarà un altro 40° importante, no? L'anno prossimo? Sì, lo annuncio adesso. Il prossimo anno veramente è un anniversario molto importante, perché ci saranno i 40 anni di un'altra mia canzone del maestro Tempera, che è UFO Robot. Tra l'altro salutiamo il maestro Tempera, che viene spesso a trovarci, parliamo anche con lui perché avete collaborato tanto. Ciao, ovviamente parecchio. Certo. Vince, un bacio, perché so che ci ascolta. Ecco, quindi ci sarà un 40° e ci saranno anche delle celebrazioni, ovviamente. Come no, siamo stati invitati dalla Rai, Rai 1, Rai 3, per poter fare una grande festa, perché era stata la Rai a lanciare soprattutto queste tipo di cartoni giapponesi. Certo. Proprio con UFO Robot. E allora poi ci risentiremo per il 40°. Ma come no, siamo qua e siamo disponibili. Esattamente. Adesso siamo quasi ai saluti. Furia, ancora due parole sull'album e su Freelance che stiamo per ascoltare. Allora, l'album si intitola Cantastorie. Io sono, oltre che cantautrice, sono una cantastorie, perché gli 11 pezzi che trovate nel mio album sono tutte storie vere. Io mi rifaccio alle storie del passato, del presente, del futuro. Ci sono delle dediche a dei grandi personaggi, perché secondo me la memoria è molto importante, quindi ho fatto delle dediche a un mito, che è il Fausto Coppi. C'è un pezzo, credo il più drammatico dell'album, che è Canzone ad un bambino mai nato, dopo che ho letto Lettera ad un bambino mai nato, della Oriana Fallaci. Ed ascoltare, parlo di stereotipi, c'è anche una parte ironica, e da brava cantastorie, quando canto live i miei pezzi sono tutti arricchiti da dei videoclip. I cantastori usavano i disegni per portare al popolo in maniera più semplice la storia, quindi con dei disegni. Noi invece utilizziamo dei videoclip, e quindi ogni brano ha il suo video. Hai una pagina Facebook o desideri ci seguire? Allora sì, mi trovate sulla mia pagina artista di Facebook, scrivendo tutto attaccato Io sono Furia, oppure sul mio canale YouTube potete scrivere Furia Cantastorie. E anche il maestro Luigi Albertelli ha la sua pagina ed è molto attivo, mi raccomando seguitelo perché è molto saggio e molto
Carico, e lo trovate alla sua pagina Alabarda Spaziale, o digitando Luigi Albertelli. Grazie a Furia, grazie a voi, ciao a tutti. Storie, grazie al maestro Albertelli, l'aspettiamo per i 40 anni di Uforo Boy insieme a Vince Tempera. Grazie a voi. Poi salutiamo Mish in regia, Jacopo a Facebook, ciao. Filippo Colombo è il nostro direttore, Luca Levati in redazione, e vi lasciamo con il pezzo di Furia, Freelance. Io sono la Steffi Longo, l'appuntamento è domani 10:12, Radio Lombardia, Intelligo TV.